Salve a tutti, Rocket, qui è Rocket e bentornati ragazzi finalmente in questo nuovissimo video del mio canale. Mi scuso se dallo scorso video sono passati forse un po' troppi giorni, ma ho dato una specie di esame, quindi sono stato un po' impegnato con quello. Però oggi torniamo ragazzi con un video sulle tier list. Avevo fatto uno riguardante tutti gli start esistenti, anche fino a Grookey, Scorbunny e Sobble. Quest'oggi ragazzi facciamo un video sulle tier list riguardante i leggendari e i misteriosi, quindi un video molto molto carico che richiederà anche il vostro supporto, la vostra partecipazione nei commenti, ma anche mandandomi le vostre tier list magari su Instagram in messaggio privato, così io le condividerò magari anche nelle storie. Quindi mi raccomando ragazzi, massimo supporto qui sotto è veramente importante per il video. Direi quindi di non perdere ulteriore tempo in quanto sento ragazzi il richiamo dei leggendari e dei misteriosi, quindi andiamo nella tier list di quest'oggi con tutti i leggendari e misteriosi esistenti ragazzi, praticamente da Mew e Mewtwo fino a Zeraora e via dicendo. Quindi il primo ovviamente è il dio dei Pokémon, Arceus, a mille pronunce secondo il web, noi lo chiameremo solamente Arceus. Arceus ragazzi è un buon Pokémon sinceramente, con un design mi è sempre abbastanza piaciuto sin dai tempi originali di Pokémon Diamante, Perla e Platino. Gli darei sinceramente una A, in quanto mi piace abbastanza come Pokémon nel complesso, ottima storia, via dicendo. Articuno, quindi facciamo un balzo in prima generazione con gli uccelli leggendari. Articuno ragazzi, tra gli uccelli leggendari, tra i tre, è forse quello più elegante sinceramente. Mi piace un po' meno di Arceus, se così devo fare un paragone, quindi probabilmente andrei con B. Poi Azelf, torniamo in quarta generazione con i guardiani dei laghi. Azelf, preferisco forse altri rispetto a Azelf dei guardiani dei laghi. Gli altri due forse sono leggermente meglio ragazzi con i miei gusti, quindi con Azelf Pokémon Psico andrei forse, sono deciso tra B e C, è una via di mezzo. Io andrei con C perché ne preferisco altri sinceramente. Celebi più che altro me lo ricordo per la storia ragazzi, in Art Gold Soul Silver della Tempo B e dell'evento di Giovanni. In ogni caso, tralasciando quello, è una fata, erba psico, un ottimo Pokémon sinceramente, con una debolezza assurda al coleottero, quindi ragazzi, peraltro anche per la storia di Art Gold lo metterei forse in B, mi piace abbastanza. Poi Cobalion ragazzi non mi piace per niente, proprio per niente, quindi gli darei una D, preferisco altri Pokémon del genere, però questi non sono fatti così tanto bene. E ci becchiamo subito dopo Cosmoem e Cosmo, che imparano praticamente due mosse, Cosmoforza e Teletrasporto, tutto lì ragazzi, quindi farli evolvere in Solgaleo barra Lunala è veramente un parto. Che dire ragazzi, cioè non è che sono brutti, il problema è che sono terribilmente inutili e frustranti da far evolvere. Quindi io ragazzi li metterò in coppia, probabilmente gli darò una C perché come design mi piacciono, il problema è l'utilità e il modo di evoluzione. Veramente il metodo evolutivo è qualcosa di troppo devastante a livello psicologico, quindi forse è meglio lasciarli in C, forse anche D ragazzi, ma voglio essere abbastanza buono. Cresselia, beh ragazzi, Cresselia e poi Darkrai sono veramente ottimi Pokémon, quindi Cresselia gli darei una B, veramente ottimo Pokémon. Darkrai ragazzi, Darkrai io gli metto S, in quanto come design, come insomma personaggio, possiamo dire così, come mostriciattolo, mi piace veramente, veramente tantissimo. Infatti ho sempre quasi detto che è uno dei miei Pokémon leggendari barra misteriosi preferiti in assoluto, quindi S assicurato. Deoxys ragazzi dipende un po' dalla forma, comunque sì, io gli darei una B, questo qua è forma normale, quindi diamogli una B a Deoxys, ottimo Pokémon. Dialga poi, la mascotte di Pokémon Diamante. Io ragazzi ai tempi, proprio ai tempi, tra Diamante e Perla, la comprai Diamante perché mi piaceva Dialga, quindi a Dialga gli darei una A ragazzi, appunto perché fu decisivo per la mia scelta di Pokémon Diamante. Diancie penso che sia un Pokémon abbastanza dimenticato, poi non è granché ragazzi, cioè anche se non facevano questo Pokémon non cambiava assolutamente nulla nell'intero sistema dei giochi e del parco Pokémon, è praticamente inutile. Sì, ci hanno fatto un film, però ragazzi per il design, per tutto, io darei sinceramente una D. Ha anche una Mega che, cioè, potevano sprecare uno slot di una mega evoluzione per un altro Pokémon sinceramente. Entei molto bello ragazzi, ovviamente la generazione che io adoro, quindi gli diamo una bella B, anche se quando scappava era veramente fastidioso. Tapu Fini, ok, qua passiamo veramente ragazzi da un Pokémon all'altro. Tapu Fini gli darei una B, dai, come design e in complesso non ho molto da dire, ma una B ragazzi secondo me se la può anche meritare. Genesect ragazzi, che c'era quella teoria del Team Plasma che l'avevamo
modificato da Kabutops e via dicendo. Non mi ispira particolarmente, ragazzi, sono un sacco di Pokémon che in quinta gen, insomma, possono essere dimenticati. Gesect si becca, secondo me, una sufficienza, quindi una C. Poi Giratina, ottima storia, ottimo Pokémon. Anche qui lo metterei vicino a Dialga, ragazzi, sono veramente belli questi qua di quarta generazione, quindi A. Groudon, io scelsi Pokémon Rubino ai tempi, Rubino e Zaffiro, io comprai, ragazzi, come prima versione Rubino, anzi Zaffiro non lo comprai mai, infatti io non ho mai posseduto Pokémon Zaffiro, quello di terza gen. Groudon, Groudon, ragazzi, B, anche se ultimamente ho preferito di più Kyogre, infatti comprai per primo Pokémon Zaffiro Alpha. Itran, Itran, ragazzi, ha un design particolare, sinceramente, molto molto particolare. Quindi non so se metterlo in B o in C. Penso che andrò con una C, perché è un buon Pokémon, però il design non mi convince tantissimo. Poi O, ragazzi, O, veramente super, lo metterò in super perché dall'infanzia me lo ricordo. Quindi ha avuto veramente un ruolo molto importante nella mia infanzia, tra anime, Pokémon Oro, veramente un Pokémon, ragazzi, da altri tempi. Upa, anche qui, stesso discorso di Dianzi. Un Pokémon misterioso, direi quasi inutile, non ci hanno fatto poi tantissimo e lo trovo veramente molto molto dimenticabile. Quindi, ragazzi, gli darei una D, non per altro, ma perché è veramente, ragazzi, inutile per la maggior parte dei casi. Anche Giratina possiamo dire che è un Pokémon un po' dimenticato, ragazzi. Era ottenibile tramite eventi strani e particolari, quindi ottenerlo, ragazzi, non era mai facile. Infatti io, tipo in terza gen, non l'ho mai ottenuto. Giratina, quindi gli darei una C, ragazzi, non come Upa, perché mi piace più come design, però, cavolo, potremmo farci un po' di più. Anche Keldeo, ragazzi, non è così dimenticabile, forse come Cobalion, come Diancie, come Upa. Mi piace già più come design, quindi probabilmente gli metto una B perché il design mi piace, ragazzi, però anche con Keldeo potremmo farci veramente molto di più, secondo me. Ecco, Kyogre, ragazzi, inizialmente mi piaceva di meno rispetto a Groudon con la terza gen, ma adesso penso che lo metto allo stesso livello, quindi anche qui una bella B. Kyurem, poi, che è praticamente il terzo incomodo tra Reshiram e Zekrom, lo metterei in C, è praticamente il loro guscio vuoto, possiamo dire, lo definivano così. Poi Landorus, siamo di nuovo in quinta generazione con i geni, praticamente. Landorus, che forse tra i tre, sto pensando, è quello che preferisco di più, anche per la forma che aveva, che era veramente molto pigliata, la forma, ragazzi, di Landorus. Lo mettiamo in B. Latios e Latias, non penso di avere un Pokémon preferito, ragazzi, tra Latios e Latias, cioè non ci ho mai tanto pensato, quindi probabilmente li metterò entrambi in B, perché non c'è proprio uno che, insomma, mi piace di più, che prevalga sull'altro, quindi li metterò entrambi in B. Tapu Lele, poi, che era veramente OP e più che altro molto raro, ragazzi, nelle carte, aveva una carta GX molto molto rara. Penso che lo metterò in B, un po' come il suo compagno Tapu Fini. Per il momento, ragazzi, mi mantengo sulla B. Poi Lugia o Lugia, non so se capisco bene la pronuncia, lo metto in A, ragazzi. Bello, anche se fosse un gradino più basso rispetto a O, ma comunque sia sempre un gran Pokémon. Lunala, anche qui, ragazzi, la B prevale anche in questa tier, proprio come sugli starter. Ci sono un sacco di Pokémon in B. Lunala, sinceramente, in B ce lo piazzo. Magirna, poi, è un Pokémon su cui sarò abbastanza negativo, ragazzi. Infatti è un altro di quei Pokémon misteriosi che, insomma, trovo abbastanza inutili, potevano farci molto di più e l'hanno abbastanza abbandonato a se stesso. Quindi sarò negativo per questo motivo, più che altro, non per il design in sé. Gli metterò una D, ragazzi, perché è veramente molto dimenticabile. Poi Manaphy. Manaphy è un altro Pokémon molto dimenticabile della quarta gen, però come design è carino, diciamo così, quindi una sufficienza in C gliela posso anche regalare. Mashout doveva essere un gran Pokémon, ragazzi, teorie, sottoteorie, veramente miti, leggende, non ci hanno fatto assolutamente niente, quindi anche qui sufficienza e nulla di più. Melmetal, non ci hanno fatto niente, è un Pokémon misterioso, ragazzi, come aggiunta in Let's Go, cosa gli posso mettere? Una sufficienza piena, perché non c'è assolutamente niente da dire su questo Pokémon. Abbiamo poi anche Meloetta, ragazzi, quindi proseguiamo con i Pokémon, secondo me, dimenticabili. Meloetta la metto da subito, ragazzi, nella sufficienza, perché anche qui hanno fatto un evento in quinta gen e poi più niente. È un Pokémon, ragazzi, abbastanza dimenticato, dimenticabile. Meltan, Meltan potrei metterlo insieme, ragazzi, alla sua evoluzione, in quanto è un Pokémon recente, non ci hanno fatto ancora molto. Vedremo magari a Galar, anche se ormai ci perso le speranze e vedremo. Poi, ragazzi, Mesprit, che mi piace di più, come vi dicevo, rispetto ad Azelf, quindi Azelf C, Mesprit gli posso anche arrivare a dare una B. Mew, vabbè, un Pokémon storico, ragazzi, camioncino, leggende, glitch,
Lo metto in A, ragazze, solamente perché sono molto molto legato per l'infanzia a questo Pokémon. Anche Mewtwo ovviamente si becca una A, ragazzi, infatti è un gran Pokémon, è legato molto all'infanzia, al primo film e via dicendo. Moltres, che molti ho visto che disprezzano in giro per il web, io non so che voto dargli a Moltres. Probabilmente la sufficienza, ragazzi, quindi un punteggio minore rispetto a Articuno, però sempre la sufficienza. Necrozma che l'hanno un po' salvato con Ultra Sol, Ultra Luna. Mi piace abbastanza come Pokémon, anche se ho visto di meglio, quindi gli darei una B, perché ho visto molto di meglio. Palkia, ragazzi, uguale a Dialga, quindi gli darei una A, perché mi piacciono molto quelle mascotte Diamante e Perla, quindi A. Oddio, Fionn, ragazzi, Fionn. Beh, ci sta che io nel video possa arrivare a dare anche una F, perché ragazzi, potevano usare lo slot di Fionn per creare un altro Pokémon, magari un'altra evoluzione. Fionn, un Pokémon veramente, veramente inutile. Ho fatto anche il video, ragazzi, della rubrica Pokémon che dovrebbero esistere. Ho parlato di Fionn, è un Pokémon che mi spiace, ragazzi, potrà anche avere un buon design, ma è veramente uno tra i più dimenticabili e dimenticati di sempre. Passando quindi Fionn, siamo, ragazzi, andiamo in seconda gen, quindi a casa per quanto mi riguarda, con Raikou, a cui darei una B come Entei, esattamente. Rayquaza, ragazzi, B, anche lui, ci sono un sacco di Pokémon B, sinceramente, anche questi leggendari. E poi i Regi, Regice e tutti gli altri. Allora, qua, ragazzi, devo un po' pensarci, perché sinceramente forse mi piace un po' di più Regice. Allora, andrei a mettere Regice qua in B. Abbiamo poi il re di tutti i Regi, ragazzi, Regigigas, a cui darei una C. Infatti, come design non mi ha mai tanto convinto rispetto agli altri. Poi Regirock, ragazzi, Regirock forse andrei con B anche con lui. E anche per Registil, sinceramente, darei una B, ragazzi, proprio come gli altri. Quello che mi piace di meno è appunto il re dei Regi, guarda caso. Abbiamo poi il Reshiram della quinta generazione, su cui non ho particolari cose da dire, ragazzi, quindi penso che lo inserirò nella tier della sufficienza, quindi in C, perché insomma mi sembra il suo voto non troppo B, ma ovviamente non D. Shaymin, anche qui, ragazzi, Pokémon dimenticabile, misterioso, aveva un evento con il Professor Oak in quarta gen, però era un evento che non è che si sbloccava così random, quindi come design mi piace, sufficienza, ragazzi, forse un po' meglio di Upa e compagnia bella. Solgaleo poi mi piace leggermente di più rispetto a Lunala, infatti mi ricordo che all'inizio, ragazzi, quando annunciavano i leggendari di Pokémon Sole e Luna, mi piacque di più, mi colpì di più Solgaleo rispetto a Lunala, quindi penso che premierò questa cosa mettendolo in A. Infatti mi ricordo che all'inizio mi colpì veramente tantissimo. Metto in A, ragazzi, anche Suicune, infatti è un Pokémon a cui sono molto legato con l'infanzia, infatti comincia anche un Pokémon Cristallo. Suicune era la mascotte, era veramente, ragazzi, per me una cosa difficile accettare che Suicune ogni volta scappasse e non riuscivo mai a catturarlo da bambino, quindi, ragazzi, sono veramente molto legato a Suicune. Tapu Koko mi piace di più rispetto a Lele e a Fini, quindi lo metterò in A come Suicune, Solgaleo e via dicendo. Terrakion, ragazzi, Terrakion rimarrei con una C, infatti non mi piace per niente questa tipologia di Pokémon, però leggermente meglio di Cobalion, quindi C. Poi che abbiamo? Abbiamo Tundurus, se non vedo male, c'è il colore un pochino sbiadito. Tundurus, l'unico Pokémon di tipo volante puro della storia per il momento. Dove posso metterlo? Magari in sufficienza, ragazzi, perché Landorus mi piace di più rispetto ad altri due, infatti li metto qua nella sufficienza. Poi Tapu Bulu, ragazzi, lo metto leggermente sotto Tapu Koko, quindi insieme a Tapu Lele e Tapu Fini in B. Uxie, signore, abbiamo Uxie che si merita una B insieme a Mesprit e Azer purtroppo, quindi si conferma il Pokémon guardiano che mi piace un po' di meno rispetto agli altri. Dictini, altro Pokémon un po' inutile, hanno fatto un evento in quinta gen, ragazzi, vicino all'Austropoli, hanno fatto i film con Zekrom e Reshiram, se non ricordo male, vado a memoria, potrei anche sbagliarmi, gli metterei, ragazzi, una D, e tra C e D, perché il design è puccioso, carino, però, ragazzi, lo trovo un Pokémon un po' così così, ha una mossa veramente OP, però questo è il suo voto. Virizion poi possiamo dire che non va oltre la sufficienza, quindi C, ragazzi, insieme a
Terrakion, se non ho visto male. Volcanion poi l'hanno scoperto praticamente insieme a Diancie e a Upa, quindi viene appunto da quel gruppo di Pokémon. Però ragazzi, proprio come gli altri suoi compari, possiamo dire, gli darei una D. Infatti non mi piace per niente come design. La forma shiny è imbarazzante, diciamo, perché l'avete vista, ha dei colori abbastanza osceni e non ci hanno fatto poi tanto, ragazzi, con questo particolare Pokémon. Poi Xerneas e Yveltal, mascotte della sesta gen, a cui darei entrambe sinceramente una B. Io per primo comprai Pokémon X, ragazzi, ai tempi, però poi mi piacque anche Yveltal e recuperai anche Pokémon Y. Zapdos, un Pokémon molto molto spigoloso, che completa il trio di uccelli leggendari. E dove li ho messi gli altri? Allora, uno l'ho messo in B e l'altro in C, se non ho visto male. Bello, penso di metterlo insieme ad Articuno, ragazzi, quindi in B. Zekrom, ragazzi, non va oltre la sufficienza, quindi insieme a Reshiram si becca una C. Zeraora, ragazzi, è un discorso particolare perché sembrava un Pokémon pazzesco, ci facessero qualcosa, ovviamente non ci hanno fatto niente, a parte qualcosa nel film e nell'anime. Quindi lo metto in... non so, in B o in C, ragazzi. Potrei metterlo in B, in quanto per premiarlo per il design, perché secondo me il design è molto buono, però Game Freak non ci hai fatto di nuovo niente, rendiamoci conto. E poi Zygarde, uno dei Pokémon più sfortunati di sempre, ragazzi. Pokémon Z ancora chiama e grida vendetta, però ragazzi lo metterei in B, perché come design mi piace quantomeno. Purtroppo non ha mai avuto niente di... che è da fare, neanche la sua versione di gioco ufficiale. Quindi ragazzi, questa possiamo dire che è la mia tier definitiva per quanto riguarda i leggendari e i misteriosi. Io spero di aver fatto un buon lavoro, ragazzi, con questa tabella, anche se per alcuni voti penso insomma di essere abbastanza insicuro. Però questa possiamo dire che è la mia versione definitiva al momento. Ovviamente però dopo aver visto il video invito a mandarmi le vostre tier, ragazzi, le vostre tabelle, magari su Instagram, in modo che io possa condividere anche nelle storie. Mi raccomando, però anche un mi piace di supporto è fondamentale, mi raccomando, e anche un bel commento qui sotto, ragazzi, fammi sapere la vostra. Quindi possiamo dire che per oggi Rainbow Rocket è tutto, quindi Rekute vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata e ovviamente bye bye!